mia amorosa, stiamo insieme da un mese, le cose non sono andate male, anzi, cioè, a parte il fatto che mi facessi la sua migliore amica. Ehi, tu, ascolta questa clip perché dura solo 20 secondi, ma è molto importante, riguarda proprio te. Ho deciso di fare anch'io un contest per ringraziare tutti i connessionati puri che sono iscritti al mio canale. Infatti, ogni mese ci saranno in palio 3 tra le skin più rare in assoluto di tutto il gioco. Questo per chi mi sostiene nello shop col codice e supporta un creatore OctiPFI. A differenza di tanti altri youtuber che parlano di contest ma senza mai far vedere le regole, il mio sarà un vero contest con tutte le regole segnate, data di inizio, data di scadenza e tutto in descrizione, tutti i dettagli. Buona fortuna! Ciao a tutti, sono Octi di Pura Fibra Italiana e in questo video parleremo di come ho conquistato 2 tipe al mare. E non solo ho conquistato. Chiaramente per un altro video di questa serie questo video deve arrivare a 5.000 mi piace. Ci andiamo piano, ci andiamo molto piano, ma deve arrivare a 5.000 mi piace. E fatemi sapere voi se avete mai conquistato una ragazza al mare. Detto ciò, buona visione. E come sempre, via il cappello e fuori l'uccello. Mi è venuto in mente adesso, quindi lo dico adesso e lo sentirete probabilmente a inizio video. Questo è un video 18+, quindi se ci sono i genitori nei dintorni dovete assolutamente mettervi le cuffie, che non sentono ciò che dico, altrimenti pensano che sono uno scemo. Fate conto che praticamente 2 estati fa dovevo andare al mare con una tipa che non conoscevo completamente. Era una tipa che faceva kickboxing con me, si era super innamorata di me e allora tipo mi aveva invitato al mare. E il discorso era che però sta tipa a me non è mai piaciuta, non mi piaceva per niente. Cioè me la sono fatta lo stesso 2 volte, ma boh, non lo so perché. Avrò sbattuto la testa da qualche parte. Donald Mustard! E chiaramente quella lì mi ha fatto conoscere anche le sue amiche e i suoi amici con cui saremmo dovuti andare al mare, perché mica andavamo io e lei e basta. No, saremmo stati in 5, 3 ragazze e 2 ragazzi, cioè io e un altro tipo. Ok, tutto fighissimo, tutto fantastico, double pompa. Così un giorno viene fatto il gruppo del mare e comunque io conosco 2 delle altre persone con cui sarei andato al mare. Tutto figo, tutto bello e fuori l'uccello. Fatto sta che comunque io e un'altra ragazza dovevamo organizzare, diciamo, quello che sarebbe stato tutto sul mare. Dovevamo prenotare il posto, dovevamo sentire il proprietario, dovevamo organizzarci per il trasporto, per la spesa, e così iniziamo a parlare. E fate conto che già dalla seconda sera le nostre conversazioni erano parecchio pesanti. Ma crepa, vai. Ma, cioè, proprio dicevamo di tutto, che al mare avremmo fatto di tutto, avremmo fatto questo, quello, quell'altro. Che poi ci è andata anche da Dio, perché la tipa che era innamorata di me e che mi ha invitato al mare, poi purtroppo alla fine, purtroppo per fortuna, non è potuta venire. Quindi ormai che però mi aveva invitato, io ho detto vabbè, non è che non vado, anche perché appunto mi stavo sentendo con la tipa. Quindi ci è andata proprio di lusso, perché non c'era neanche quella tipa lì a rompere il cazzo. E io ero fidanzato, tra l'altro, vabbè. Era un po' un mandrillo, sicuramente non un finocchio, ma un mandrillo sì. Non si fanno queste cose, ve lo dico. Si sbaglia nella vita, non fatelo. Se siete fidanzati, siate fedeli, assolutamente. Fatto sta che a una certa, una sera, lei comunque mi dice: guarda, io penso che in realtà noi non faremo niente, perché comunque al mare viene anche una mia amica che è super fighissima, quindi io so che a te piacerà lei, perché è mille volte meglio, perché c'ha le tette più grandi. E mi manda delle foto, non delle tette, cioè avrei voluto tanto, ma purtroppo no. So che voi eravate già lì col cazzo in mano, ma no. E io guardo sta tipa e dico: ma è bruttissima, è bruttissima, almeno dalle foto. Poi l'ho vista dal vivo il giorno che siamo andati al mare e ho detto: boia Dio che figa, boia Dio che figa. Tanto che già il secondo giorno quella tipa super figa eccetera eccetera era nuda sopra di me. Sì, vi giuro, cioè, lo so che è incredibile, a volte non ci credo neanche io, non so come ho fatto, non chiedetemelo. E fidatevi che un sacco di miei amici che l'hanno conosciuta questa tipa hanno detto: non è possibile, vecchio, non è possibile. Cioè, sanno che è successo perché, cioè, ho le foto, eccetera. E la cosa divertente è proprio questa, che io per tutta la settimana dovevo strasentirmi con quella, fare questo, quello con quella, e alla fine al mare ho fatto tutto con l'altra tipa. Mi sono sentito un po' in colpa della serie. Non in colpa perché nel mentre ero anche fidanzato, no, e non con quella tipa del mare, no, ancora da prima. Così in colpa mi sono sentito che una volta... Che cos'è la paperella? Mi sono sentito comunque così in colpa che una volta tornato a Padova, fate conto che ormai la prima tipa, quella con cui mi sono sentito per tutto il tempo, era diventata ormai una mia grande amica. E non solo. Tanto che l'abbiamo fatto, tipo, noi siamo tornati dal mare sabato, bene, domenica era da me, l'abbiamo fatto di brutto.
E io il giorno dopo mi dovevo vedere con l'altra tipa per fidanzarmi. E così ho fatto. Yeah! Ma vi dirò di più. Non è stato quello, perché la volta dopo io sono andato a casa della mia amica e me la sono fatta lo stesso. Di nuovo. Cosa devo farci con sta paperella? Così mi sono fidanzato, insomma, comunque con la tipa super fighissima. Devo dire che forse è una delle... Secondo me è la tipa più figa con cui io sia mai stato. È la tipa... Allora, di carattere fa schifo. Di carattere fa proprio schifo. Era sicuramente... Cioè, però era figa. Era sicuramente la più figa con cui io sia mai stato. Almeno secondo i miei standard, eccetera. No, dai, dai. Però ragazzi, la essere fighe non basta, perché devi avere il carattere. Infatti lei non ce l'aveva. La cosa divertente è che tipo comunque, mentre io stavo con sta tipa, per tutto il tempo intanto facevo robe con la sua amica, perché queste due erano migliori amiche, tra l'altro. Fatto sta che comunque noi ci mettiamo insieme. Vabbè, io intanto mi facevo sempre con l'altra tipa. E a una certa la tipa smette di... Cioè io vado al mare un'altra volta con altri miei amici e amiche, e la tipa smette di rispondermi, ma completamente a caso. Cioè io mi ricordo, poi io ero al mare, quindi non me ne fregava niente in realtà, ma appena sono tornato dal mare ho detto: aspetta, è 3 giorni che non mi risponde, è un po' strano, è mia amorosa, stiamo insieme da un mese, le cose non sono andate male, anzi, cioè, a parte il fatto che mi facessi la sua migliore amica, però voglio dire, le cose non sono andate malissimo. Che è successo? Al che, pugno sui denti. No, buono. È Kevin! È Kevin! Oh mio Dio! Oh mio Dio! È un mio amico, raga! È un mio amico! Kevin, ti ho aperto, mi sa, ti ho aperto! No, raga, è un mio amico questo! Questa proprio mi mancava. Registrare e uccidere un mio amico nel mentre, vi giuro. Non è stata stream sniper auto o roba del genere. Vecchio, ma le probabilità di buttarci in una partita e di trovarci nella stessa città. Ma vecchio! Ti giuro, io non guardo mai quando vengo eliminato da chi mi vengo eliminato. Cioè, pochissime volte ho visto OctiPF e faccio... No. No, non può essere vero. Che cazzo stai dicendo, bro? Vecchio, io ho visto la skin del coso, dell'angelo. Ho detto: questa è una skin che usa Kevin. Ho letto Hyper Darkord, ho detto: non è possibile. Vabbè, comunque sta di fatto che sta tipa sparisce nel nulla dalla mia vita. Nel senso, io vado in Moldavia, perché comunque io sono moldavo, ormai penso che gran parte di voi lo sappia. Vado in Moldavia e lei sparisce nel nulla. Cioè, non mi risponde più. Al che ormai avevo capito che cosa stava succedendo. La tipa mi ha ghostato. Si dice ghostare quando praticamente una tipa o un tipo spariscono nel nulla cosmico. E ho detto: benissimo, benissimo. Ho provato a parlarci per un mese, a dire: vabbè, dai, proviamoci, aspetta, vediamoci per parlare, almeno per capire cosa è successo, perché mai saputo. Dopo un mese mi sono incazzato e mi ricordo di essere andato sotto casa sua. Lei non voleva vedermi, quindi ho preso il telefono, gli ho fatto un audio, gli faccio: senti, benissimo, ti sei divertita, sei sparita nel nulla dopo che stavamo insieme, ti piace prenderti gioco delle emozioni delle persone? Sai cosa? Non me ne frega niente, perché io, mentre stavo con te, mi sbattevo la tua migliore amica. Toh! Oh! Non voglio fare il gameplay, semplicemente non sono arrivato a 10 minuti, devo integrare con delle parti di storie che pensavo di aver raccontato, ma invece non ho raccontato. Come sono andate le cose al mare? Praticamente, dovevamo stare 4 giorni. Primo giorno esco con lei in riva al mare per fare una passeggiata. Voleva fare una passeggiata e fa: chi è che ho voglia di uscire questo di pomeriggio? Esco io. Ok, siamo usciti, eravamo completi sconosciuti. Sapevo solo che proveniva da un'altra nazione, quindi gli faccio: com'è questa nazione, eccetera, eccetera. Lei stupita di tutto ciò, poi torniamo a casa. Luna di notte lei ha voglia di fare una passeggiata, così usciamo a fare una passeggiata. Raga, siamo tornati alle 4 e lei mi ha preso a braccetto, abbiamo fatto tutta la costa, diciamo, parlando del più e del meno, delle canzoni, di qualsiasi cosa, e avevamo capito che c'era qualcosa. La seconda notte ci siamo ubriacati tutti e 4 di brutto, tanto che
da lì a essere lì completamente nudo sotto di me è stato un attimo. Terza notte lo stesso, uguale. E la quarta non è stata una giornata con la notte, perché dovevamo andare via poi. Praticamente abbiamo passato tutto il giorno a farci in qualsiasi posto. Mentre gli altri pulivano la casa, noi ci facciamo dalla mattina alla sera. E c'era l'altra ragazza che era gelosissima, ma proprio, cioè, ora segnata. Boh, cazzo quanto è un bombo. Bello, sono ancora, chiaramente.